Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono carote, zucchino, sedano, io qui ce l'ho sottovuoto, e sale, sto usando questo sale marino integrale fino. Allora, vi ricordate gli scarti della carota fatti con l'estrattore? Bene, io li avevo mano a mano congelati ed ora li userò per preparare una cosa che si trova in commercio, che serve, diciamo, spesso in cucina ed è il brodo granulare. Ultimamente in commercio se ne trovano anche di buoni, senza glutammato, additivi e sostanze varie, però visto che ho l'estrattore, visto che consumo le carote, visto che lo scarto delle carote mi dispiace buttarlo via, lo riutilizzo così. Quindi questo sarà uno degli ingredienti insieme al sedano e alle zucchine. Per quanto riguarda le verdure da usare, voi potete usare quello che volete, la cipolla, l'aglio e poi altre erbe aromatiche. Io qui ho un mix di erbe aromatiche, quella a vostra discrezione. Si può usare anche il porro, l'erba cipollina, insomma, qualsiasi cosa, qualsiasi verdura e ortaggio che a voi piace. Io ho questi in casa e ho aspettato di raggiungere circa 150 grammi di carote e ne metterò altrettanti di sedano, aggiungerò una zucchina e mezzo. Queste, diciamo, poi le dosi in dettaglio le trovate nel box info. E poi l'ingrediente fondamentale, il sale. Quindi per adesso lascio ancora un po' a scongelare la carota e ci vediamo fra un pochino. Ho messo le carote in un mixer, adesso do una frullatina. Faccio la stessa cosa con sedano e zucchina. Non lo faccio separatamente soltanto perché per la grandezza del mixer. Se avete un mixer più grande potete mettere tutto dentro. Io ho fatto prima le carote, adesso il sedano e la zucchina e voi a vostra scelta anche con aglio, cipolla, porro e quant'altro, insomma, a seconda dei gusti. Ecco, tritato il composto, adesso ci vado ad aggiungere mano a mano la carota. Allora, adesso è il momento di aggiungere, l'avrei dovuto fare prima, però vabbè, aggiungo adesso le erbe aromatiche e ho diviso l'impasto a metà e aggiungo il sale. Sempre a metà, faccio in due volte e poi lo raggruppo tutto insieme, sempre per una questione di spazio. Quindi aggiungo le erbe aromatiche, il sale e mixo per due volte e poi raggruppo tutto insieme. Adesso adagiamo il composto su una placca da forno. Lo stendiamo senza fare danni. Ok, adesso lo mettiamo in forno a circa 100 gradi. Io l'ho messo anche ventilato e lo facciamo andare fino a che il composto non diventa granuloso. Ogni tanto lo mescoliamo e ci vediamo dopo. Ecco, appena tolto dal fuoco, è stato circa un'ora e mezza, perché comunque era abbastanza. Poi quando con il mezzolo di legno sentite che insomma è bello secco, che si è ben asciugato, lo possiamo. Ecco qui, stavo dicendo pronti per essere riposto nei barattoli. Quindi adesso ho una bella scorta di dado granulare e sicuramente al prossimo risotto lo proverò e lo testerò.
E quindi per ora è tutto e non lo so se mai mi vedranno, però do un caro saluto con questa candelina fatta con l'arancio, che è un'idea presa dal canale Il Goloso Mangiasano, che sicuramente conoscerete, che è il mio canale di cucina preferito. E hanno delle idee bellissime, io praticamente ormai vivo delle loro ricette. Quindi con questa candelina fatta con l'arancia vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!